Ciao, buongiorno. Allora, stamattina sono già in ufficio perché ti avevo promesso la prova di questi nuovi microfoni senza filo che ti faccio vedere ora e che si chiamano Benshoi WM5. Benshoi WM5. Allora, li ho presi perché erano in offerta durante Amazon Prime e sono costati circa 70 euro. E perché appunto mi serve un sistema wireless per poter completare il famoso corso avanzato, la masterclass. Ma ti dico la verità, a parte i mitici Sennheiser e i Rode che costano delle cifre spropositate, finora non ho ancora trovato un sistema wireless che funzioni decentemente. Perché mi hanno incuriosito questi? Perché funzionano in UHF, Ultra High Frequency, cioè delle frequenze che venivano usate una volta, per esempio per la televisione, ma che oggi sono completamente libere. Quindi spero proprio che non ci siano interferenze, al contrario di quelli che prendono su Wi-Fi, prendono su Bluetooth, prendono su di tutto e questo si traduce in rumori strani che poi non riesci a togliere. Quello che farò è praticamente mettermi addosso il trasmettitore a cui ho collegato il mio fido lavalier della Rode tramite un adattatore, perché ovviamente il lavalier della Rode è fatto per entrare direttamente dentro ai cellulari, quindi devi usare un adattatore per riuscire a collegarlo a un qualsiasi aggeggio che non sia un cellulare. E invece la parte che riceve l'ho montata sulla mia fida GH5 che girerò verso la fine dell'ufficio e vedremo a distanza di diversi metri se il tutto funziona. Siamo pronti? Ok, cominciamo. Acceso. Allora, non so se lo vedi, ma i V-meter della GH5 mi confermano che il microfono è collegato. Ok, faccio partire la GH5. Mamma mia, qui si ribalta tutto. Comunque è partito, e comincio ad allontanarmi. Va bene? Faccio praticamente. Ok. Mi faccio praticamente tutto l'ufficio per arrivare fino in fondo e insomma sono diversi metri qua, vediamo, sono in fondo, non so se mi vedete e non so se mi sentite, perché la cosa più importante è che sono a 30 metri forse circa dalla fotocamera. E sto parlando appunto dentro a questo microfono. In questo preciso momento sto parlando e questa è la mia voce che ti giunge dal microfonino della Pocket. E in questo momento invece ti sto parlando col microfono che è collegato alla GH5 via radio. Poi mi dirai se senti la differenza e se è meglio uno rispetto all'altro. L'importante è che non ci siano grossi rumori di fondo e delle grandi storpiature, cioè nel senso che ci siano delle interferenze, ok? Io in questo caso non toccherò gli audio, cioè praticamente non li andrò a modificare, quindi in questo video tu sentirai l'audio esattamente come entra e dalla Pocket camera e dal microfonino lavalier che è qui e che sta funzionando. Quindi ti ripeto, siamo a 30 metri di distanza. Io la telecamera la vedo, posso anche provare a spostarmi dove la telecamera non mi vedrà più. Quindi sono praticamente, ecco, nell'antibagno della mia agenzia. Sono nell'antibagno della mia agenzia e la telecamera non mi vede più. Saremo sempre attorno ai 30 metri con pareti in cartongesso nel mezzo che normalmente creano un sacco di problemi. Vado in fondo, quindi vado nel buio più totale. Eccoci, sono
sono praticamente in bagno e voglio proprio sapere se sta ancora registrando. Ok, torno indietro, torno indietro. Private, la luce, metti a posto la luce pocket, oh, ok, grazie. E sto ritornando verso la GH5. Eccoci qua. Dove? Eccoci qua. La fermo. Ok, adesso prendo i file, li monto e vediamo che cosa salta fuori, così vediamo se questi Benshoi WM5 possono valere i soldi che costano. E sarebbe una bella cosa, così evito di spendere 700 euro nei Sennheiser. Ciao, a dopo. Allora direi che promossi a pieni voti, da queste prime prove, questi due piccoli ricevitore trasmittente della Benshoi, che non so che sia, comunque funzionano da Dio e sono molto molto soddisfatto. Come sai, queste prove sono fatte un po' in famiglia, tanto io non prendo soldi da questa gente, ma cerco di trasmetterti le mie informazioni per farti risparmiare un sacco di soldi, e spero che tu apprezzi questa cosa. Ok, ciao, buona giornata. Oh.